sono finite le Buffalo Wings. Lo so, è una tragedia. Mi sa che non siamo le sole ad aver scoperto questo buffet gratuito. Essere al verde mi fa sentire una spilorcia. Non sei una spilorcia, sei... Frugale? Spilorcia, frugale, sono la stessa cosa. Al verde è al verde. Tranquilla, troverai un altro lavoro. Non lo so, avrei dovuto studiare gestione aziendale o scienze informatiche, non arte e design. Hai avuto una risposta da quelli di Vera Wang? Scusa. Un altro rifiuto. Fino ad ora sono stata rifiutata da ogni casa di moda che mi venga in mente. Forse non è scritto che diventi stilista. Hai fatto vedere a loro tutti i tuoi bozzetti? Anche gli abiti da sposa? È assurdo. Sarebbero fortunati ad avere te. Può darsi, ma chissà perché non credo che stiano svegli la notte pensando a quelli come me. Però io sto sveglia la notte pensando a come pagare l'affitto. Il mio gruzzolo per 6 mesi è quasi finito. Senti, quanti frullatori servono a me, Sean? Posso restituire qualche regalo e darti una mano? Sei fuori di testa, sono i soldi del tuo matrimonio. Soltanto finché non ti sistemi. Apprezzo molto il tuo gesto, dico davvero, ma sai cosa penso dei matrimoni? Sono sacri. Allora qual è il piano B, dimmi? Torni a casa. Sebbene io ami i miei genitori, questo non è da considerare minimamente. Lasciando casa giurai che non li avrei mai usati come ancora di salvezza, quindi sto lavorando al piano C. Che sarebbe? Accettare il primo lavoro che mi capita. Non ridere. Ho fatto domanda anche qui. Ma tu detesti lo sport. E anche gli sportivi. Lo so, ma morire di fame è peggio. Non viene steso senza tanti complimenti da tanti avversari. Scusi, mi porta una doggy bag? Certo, una anche per lei. Magari, grazie. È un disastro. Un vero disastro. Tesoro, che succede? Si tratta di Holland. Hanno bombardato l'Olanda? Cosa? Non avete visto? Danny Holland, il miglior quarterback della Lega, è andato. E che motivo c'è di essere depressi? Un giocatore di football? È stato fregato da quel bestione di Buddy Johnson. Quindi l'hanno licenziato? No, non l'hanno licenziato, si è infortunato. Avete idea di cosa voglia dire? In 7 anni, 3.346 passaggi completati, 243 touchdown e solo 62 passaggi intercettati. È il miglior giocatore dell'anno. Ah. Te l'ho detto che vuole che la nostra torta nuziale sia a forma di pallone da football. E tu lo sposi comunque? Questo è amore. C'è qualcuno che ha visto Elliot? Elliot! È qui. Eccomi, stavo twittando le tue condizioni. Cosa? Ma perché lo fai? Neanche le conosciamo, le mie condizioni. Beh, posso dirti questo. La caviglia ha un pessimo aspetto. Non serve che tu me lo dica. Probabilmente non è serio come sembra. Davvero. È grave? Lei chi è? Oh, l'assistente del signor Holland. Qual è la prognosi? Senta, lo ignori. La buona notizia è che non sarà necessario un intervento. Ah. È un'ottima notizia. Beh... Per quanto tempo rimarrò fuori? È una distorsione in inversione, quindi è probabile da 6 a 8 settimane. Cosa? Da 6? Per una distorsione? Valutiamo una settimana alla volta. A che ora dovrebbe arrivare? A momenti, spero che mi piaccia. Sembrava uno a posto al telefono. È difficile trovare una nuova coinquilina. Forse perché è difficile sostituirmi. Oh, senti, sono già in ritardissimo al lavoro, devo andare. Ok. Ma prima... Ciao. Ciao. Sono Gina, in pratica la quasi ex coinquilina. Oh, tu devi essere Laurel, io sono Patty. Piacere di conoscerti. Prego, accomodati. Ciao. Purtroppo ho solo 10 minuti, quindi spero non ti dispiaccia se vengo al dunque. Allora, niente caffè? Ecco le mie dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. Estratti conto semestrali, cartelle cliniche e referenze di ex coinquiline. Non fumo, non bevo, non uso droghe, non ho animali né orsacchiotti o altre irritanti collezioni. Niente fidanzato e in pratica niente vita privata perché lavoro sempre. Sono la coinquilina perfetta, mi vedrai a malapena. Wow! Che tipo di lavoro fai? Assistente personale. Sembra molto impegnativo. Può esserlo.
ma è anche il lavoro migliore che abbia mai avuto. La paga non è male e ci sono bei vantaggi. La ragione per cui vado di fretta è che parto per Parigi col mio capo fra 30 minuti. 30 minuti? Non farai in tempo per il check-in? È un jet privato, nessun check-in. Questa è una lettera dell'agenzia che mi ha trovato il mio attuale impiego. Purtroppo non puoi contattare il mio datore di lavoro, ho firmato un accordo di riservatezza e non posso dirti di chi si tratta, ma puoi chiamare l'agenzia per avere referenze. Allora, cosa ne pensi? Io penso di avere una nuova coinquilina. E penso anche che vorrei la tua vita. Non è sempre così elettrizzante, ma ha senz'altro i suoi momenti buoni. A proposito, tu cosa fai? Ora sono in pausa tra due lavori, ma sono disposta a fare tutto. Saresti perfetta come assistente personale. Perché non chiami Trina all'Amsterdam Placement Agency e dille pure che ti raccomando io? Sei molto generosa, non so come ringraziarti. Fidati, questo è un settore che logora. Vedrai, sarà Trina a ringraziare me. Allora, il medico ha già pronto un fisioterapista per te. Si occuperà del programma di recupero. Non dimenticare che c'è ancora da fare la promozione del tuo libro. E poi c'è quella cosa dei cereali. Ovviamente anche il servizio fotografico. Sarà un'ottima cosa per te. Mi sorprende che il tuo infortunio non stia allontanando nessuno. Perché dovrebbe? Sono sempre Danny Holland, giusto? Sì, devi credermi, pagano per questo. Elliot, puoi darci solo un minuto? Ned deve andarsene. Beh, sarebbe il momento. Non so come l'hai sopportato finora. Ehi, tu non credi che sia fondato quello che dice, vero? Cosa? No, certo che no. Elliot è un idiota. Danny, ascolta. Sarai di nuovo in piedi, men che non si dica, va bene? Del resto, 6 settimane non sono niente. Sono 6 partite perse. Basta pensieri e metti il ghiaccio. Vedo che la manda Patty. È la miglior raccomandazione che si possa avere in questo campo. Ha un'ottima reputazione in città. Ho una lista d'attesa di clienti che vorrebbero assumerla. Lei è la mia nuova coinquilina. Ottimo, può insegnarle quello che c'è da sapere, se la assumeranno. Così lei si è laureata alla San Francisco School of Design. Ha avuto fortuna finora? Non ancora, ma sono molto realista e sto cercando un lavoro a tempo pieno. È mai stata arrestata o accusata di qualche reato? No. Un'ultima domanda. Se TMZ la contattasse e le offrisse $50,000 per una foto della sua datrice di lavoro struccata, accetterebbe? Sarebbe non solo una violazione del contratto, ma anche dei miei valori del Midwest. Ottima risposta. Dunque, ce l'ha un lavoro per me? L'unico impiego che ho in questo momento è con una datrice di lavoro molto lunatica che ha aggredito l'ultima assistente con un pelapatate. E francamente lei non ha l'esperienza per gestire qualcuno così. Se lei pensa che non mi aggredirà con una mannaia, io vorrei provare. Ho bisogno di un lavoro. Mi dispiace, ma l'assicurazione non copre a tal punto. Grazie. Sì, certo, chiama l'Amsterdam Placement Agency e vedi di trovare un nuovo assistente per Danny. Ok. Che fine ha fatto Elliot? Diciamo che non è di grande aiuto. Di loro che serve qualcuno per domani, ha una giornata piena di impegni. Domani? Non credo di trovare qualcuno in così poco tempo. So che Danny ha sempre preferito avere con sé degli assistenti uomini, ma potrei avere qualcuno disponibile, se è d'accordo che sia una donna. Perché ne fate una questione di stato? Lascia che chieda. È solo una distorsione alla caviglia. Che c'è? Che c'è? Oh, riguardo al ruolo di assistente per Danny, sarà più difficile del previsto. Senti, prendi chiunque. Fai solo in modo che si presenti domattina presto. Lei chi è? Laurel Welk. Sono la sua nuova assistente personale. È un vero piacere conoscerla. Ok, tu non puoi farmi da assistente. È l'Amsterdam Placement Agency che mi manda. Oh, va bene, a meno che questo non sia uno scherzo, io... Ok, qualcuno ha sbagliato. Sono laureata al college. Laureata al college? La cosa dovrebbe impressionarmi? Con lode. Allora perché non capisci?
Io non posso avere un assistente donna. Sebbene lei sia sfacciatamente sovinista, non riesco a capire perché. Io gioco a football. Sono abituato ad avere intorno uomini. Io voglio essere libero di andare in giro in mutande, se mi va. E non voglio dovermi scusare se per caso rutto. Tu poi saresti in grado di sorreggere 70 kg? Io non credo proprio. Sono questi i requisiti del suo assistente? Certo, questi. Alcuni, sì. Beh, magari non sarò esattamente quello che lei cerca, ma perché non mi dà una possibilità? E non puoi entrare nello spogliatoio. Perché dovrebbe aver bisogno di qualcuno lì dentro? Non credo le serva il mio aiuto per la doccia o per vestirsi. Le serve qualcuno dopo, che magari le dia una mano con le stampelle o... Sì, infatti mi aspettavo che quel qualcuno sarebbe stato un uomo. C'è la mia macchina, è una giornata piena, quindi se non ti spiace... Per questo io... ha bisogno di Apprezzo me! Apprezzo il tuo entusiasmo, ma non credo che funzionerebbe. Il fatto che ho bisogno di questo lavoro. Il che vuol dire che ci metterò tutta me stessa e lei non rimarrà deluso. Non sei il tipo che piange facilmente, vero? Solo con le pagine della nostra vita. Ok, faremo un tentativo. Ma solo finché sarò in panchina, eh? In panchina? Non attivo, infortunato. Giusto. Tu non sai niente di football, vero? Diciamo che sto imparando. Ok, beh, allora diciamo che tu resti solo in via sperimentale e che appena potrò giocare di nuovo, mi dispiace, dovrò tornare a essere uno sciovinista e assumerò un uomo. Intesi. Vedrà che non se ne pentirà, glielo prometto. Salga in macchina. Ecco fatto. Signor Holland, ho quella informazione che voleva. Le Williams Industries vendono a 150 d'azione. Sì, ma io non ti ho chiesto del mercato azionario. Williams è un receiver di riserva e... si parlava di una sua vendita a metà stagione. Perché non vai a prendermi una bottiglia d'acqua? Vado subito. Ciao, bello. Sorridete, sorridete, divertitevi. Toglietegli quelle stampelle. Hunter, aiutalo. Prendi una sedia, uno sgabello, qualcosa tanto per farlo appoggiare. Ehi, senti, non sono un pezzo di carne. Chiedo scusa. Bene. È una cosa temporanea, ad ogni modo. Ok, ci siamo. Beh, per ora tu sembri sovrastarlo. Posso abbassarmi? Così guarderemo il petto e non il viso. Va bene, 5 minuti per risolvere la cosa. 5 minuti. Dobbiamo solo cambiare le luci. D'accordo, ci penso io. Ecco, le ho preso il suo pranzo. Sì, mi dispiace, Pivella, ma non c'è tempo. Ho già mangiato. Ok, adesso qualche scatto con la maglia. Tu, prendi la maglia di Danny che è appesa laggiù, per favore, veloce. Adesso molto meglio. Sì, questa non è la mia, è di Manning. La sarta? Dove è andata la sarta? Sarta! Questa è quella giusta. Sì. Patty! Che cosa ci fai qui? È il mio capo, quella che posa insieme al tuo capo. Sapevo che avevi trovato un lavoro, ma Trina non mi aveva detto che era con Danny Holland. Il tuo capo è la modella? Sì. Sono appena tornata da un lungo pranzo. Non vuole che mangi davanti a lei, così sono andata a farmi un hamburger. A lei non importa che tu non ci sia? Beh, siamo ancora nel periodo di prova. Wow, io non sono sicura di durare neanche 2 giorni. Mi ha preso l'abito! Qualcuno mi aiuti! No! Insomma, potete fare qualcosa? Muovetevi, avanti! Forse posso aiutarla. Prego. Magari è meglio di no. Non rischiare un altro guaio. No, so come fare. Penso di poter risolvere. Solo un altro poco. Bene, così. Sentila negli occhi. Funzionerà? È davvero magnifico. Grazie, signorina... Mi chiamo Laurel. Sono l'assistente del signor Holland. Beh, grazie, Laurel. Possiamo riprendere? Sì, va bene, riprendiamo. Ok. Ecco, così.
Sorprendente. Sarà utile avere una coinquilina come te a portata di mano. Se riusciremo mai a vederci coi nostri orari, chi lo sa? Oh, ci incontreremo, vedrai. I nostri capi fanno coppia. Classico cliché. Lo sportivo con la modella. Sì, è così che vi voglio. Oh, sì. Bene. Mettetela lì, ragazzi. Grazie. Bene. Fatto. Visto? Tutto a posto. Grazie, papà. Apprezzo il tuo aiuto. Senti, voglio provarla adesso. Ehi, rallenta, campione. Il medico ha detto che devi andarci piano la prima settimana. Riposati e continua con il ghiaccio. Papà, se riposo troppo finirò col diventare un ex atleta. Sappiamo entrambi che questo non può accadere. Ti rimetterai, ne verrai fuori. Io non sono capace di stare senza fare niente. Capisco che è duro quello che stai passando, ma lo sai bene. Non è la fine della tua carriera. Già, spero sia vero. Qual è il motto della nostra famiglia? Lo so, mai accontentarsi della panchina. Esatto. Oh! Salve, sono qui per Danny, Laurel, la sua nuova assistente. Davvero? Sono il padre di Danny. Oh, è un vero piacere. Grazie. Dunque, assicurati che Danny non usi quel piede e che ci metta il ghiaccio altre 4 volte oggi. Capito? Non si preoccupi. Bene. Buongiorno. Buongiorno, Pivella. Non credevo di rivederti ancora. Perché no? Beh, hai avuto più gatte da pelare che altro ieri. Pensavo che avresti gettato la spugna. Non sono una che molla. Oggi andrà molto meglio, vedrà. Cosa vuole che faccia prima di tutto? La mia cagnetta deve uscire. Tu non hai problemi con i cani, vero? No, io adoro i cani. Sono una brava dog sitter. Beh, devo avvisarti. A lei non piacciono proprio tutti. Come si chiama? Newt. Ha chiamato la sua cagnetta come Newt Gingrich? No, come Newt Rockney. Si tratta di qualcuno di famoso? Si trattava, è una leggenda ormai. Davvero? E perché? È stato il più grande coach di tutti i tempi. Wow! Ha mai giocato con lui? Non durante questa vita. Newt! Newt! Vieni, bella. Questa è per raccogliere i bisognini. Una pala? Oh, fidati. Ti servirà. Seduta. Nut ti ha dato problemi? Nut ha senz'altro parecchia energia. Vieni qui. Deve essere la mia caviglia, forse la spaventa. Spaventa anche me. Beh, io sto andando a farmi una doccia. L'ufficio è di là. Troverai un cellulare sulla scrivania. È per te. Per il tempo che avrai questo impiego. C'è anche una pila di lavoro lasciata dal tuo predecessore, ma ora la cosa più importante che devi fare è organizzare i miei impegni. Devi coordinarti con l'addetto stampa della squadra, il mio addetto stampa, il mio procuratore, il mio agente letterario e il mio fisioterapista. Capito tutto? Ma certo. Ma certo. Not. Vieni qui. Posso aiutarla? Vorrei vedere Danny. Può dirmi il suo nome? Ha un appuntamento? Un cosa? Mi stai prendendo in giro? Ma tu chi sei? L'ho chiesto prima io. Sono Isaiah Howard. Chi? Isaiah Howard, il miglior tight end della Lega. Io
Io non so che cosa sia. Allora non hai il diritto di stare in casa di Danny Holland. Ora spostati e lasciami entrare. È sempre così aggressivo? È come mi guadagno da vivere, vuoi vedere? Ciao, Isaiah. Che succede? Appartiene a te. Beh, su questo si potrebbe discutere, ma puoi metterla giù. Lei lo conosce? È un compagno di squadra. La mia nuova assistente. Ah. Mi scusi, non sapevo lei chi fosse. Devo cambiare addetto stampa. Grazie per avermi lasciato portare qui un po' di roba in anticipo. Ringrazia Gina. Quando trasloca? Subito dopo il matrimonio. Come va il lavoro? Non bene. A dirla tutta, faccio schifo come assistente personale. Non è l'orario lungo, stare sempre in giro o essere sollevata a forza da un tight end, ma la metà delle volte io non so neanche cosa dica Danny perché parla di football. Io ho proprio quello che fa al tuo caso. Ah. Questo è il manuale dell'assistente personale che, guarda caso, ho scritto io. Ci ha riportato tutto quello che serve per fare bene questo lavoro. Saprai distinguere un cappuccino da un latte macchiato, un sigaro cubano da uno del Costa Rica e un pinot da un Merlot. Studialo a fondo. Oh, e cerca di imparare bene la pagina 6. Ci sono i numeri fuori elenco dei club privati, ristoranti e del capo della polizia. Vedi, non si sa mai. Grazie. Lo aggiungerò agli altri compiti. Devo imparare il più possibile sul football se voglio tenermi in questo lavoro. Quindi ecco la lettura di stasera. Il lavoro diventerà più facile. Te lo garantisco. Anche se il tuo capo non ti vuole? Sai come si dice che dietro un uomo di successo c'è sempre una donna? Beh, la verità è che dietro ogni persona di successo c'è sempre un assistente personale. È scritto sul manuale? No, ma mi piace come suona. Credo che lo aggiungerò nella prossima edizione. Buongiorno. Ma che cos'hai addosso? Le piace? Questa l'ho fatta io. Ho notato che le magliette da gioco sono molto maschili, così ho aggiunto il mio tocco. Si chiamano maglie, non magliette. Spero che tu non ne abbia fatta una anche per me. No, per lei ho fatto questi. Muffin, noci e mirtilli, i suoi preferiti, giusto? Niente per la cagnetta? Lei mi apprezza già. Spero le piacciano, ci ho vinto un nastro blu alla fiera dello Stato. Perché devi essere così femminile? Nessuno se n'è mai lamentato, invece perché lei deve essere così sportivo? Nemmeno di questo si è mai lamentato nessuno. E poi è questo che ti paga lo stipendio. È la mia macchina. Lucas mi porta agli allenamenti. Ma ha ancora lo stivaletto e anche le stampelle. Non serve che me lo ricordi. Posso non essere in campo, ma vado comunque agli allenamenti. Tu vieni alle 4. E sii puntuale. Pensavo avesse la limousine e l'autista. No, ho organizzato l'editore. Io di solito guido da solo, ma ovviamente ora non posso. Ciao. Oh. Lucas, avanti, andiamo. Ci scusi, signorina, se usciamo di fretta. No, no, lei... lei è solo Laurel, la mia nuova assistente. Oh. Lui è Ron Lucas. È un vero piacere. Anche per me è un piacere. E anche una sorpresa, dovrei aggiungere. Sì, lo è stato anche per me. Già. Andiamo, faremo tardi. Ci vediamo. È carina. Chi? Laurel. Dai, Lucas, è la mia assistente, non pensarci nemmeno. Oh, andiamo. Sai quanto vorrei conoscere qualcuno? È single? Come faccio a saperlo? Non ci hai parlato? Non di cose di questo genere. Ehi, Romeo, rimani concentrato sulla partita, ok? Sean, richiamami subito. Mi serve aiuto con il Fantasy Football League di Danny. Qualunque cosa sia. Quindi ti prego, appena puoi, telefonami. Oh, e chiama il mio numero personale, non quello del lavoro. Ok. Resta. Resta. Salve, Danny è in casa?
No, mi dispiace, ma non accettiamo regali dai suoi fan. Non siamo delle semplici fan. Io sono la madre di Danny e lei è sua sorella. Potete dimostrarlo. Tu devi essere Laurel. Ieri hai conosciuto mio marito. Questo basta? Mi dispiace molto, signora Holland. Prego, entrate. Grazie. Danny mi ha detto di non far entrare nessuno. Di certo non alludeva a noi. Io sono Julie, comunque, e lei è Ava. Ciao. Ho portato a Danny il suo chili preferito. È carino da parte sua, è fortunato ad avere una famiglia così. Oh, lo siamo anche noi. Beh, oltre a passare per salutare Danny, volevamo lasciare la lista per il party. È qualcosa di cui dovrei essere informata? Danny darà per suo padre e per me un party di anniversario. Perciò è probabile che tu dovrai fare tutto il lavoro. Beh... almeno organizzare un party è una cosa che so fare. Beh, gli ultimi due giorni sono stati particolarmente duri per lui, quindi spero che tu non prenda la cosa sul personale. No. La regola numero 8 di un bravo assistente dice che bisogna avere la pelle dura, quindi ci sto lavorando. Si tratta di un anniversario speciale? Sì, è il 35esimo. Wow! 35 anni, è epico! I miei genitori hanno retto solo 6 anni. Oh, spero che questo non ti abbia scoraggiata. No, anzi, il contrario. Mi ha trasformata in un'inguaribile romantica. So cosa intendi, ma io non ho mai trovato il ragazzo giusto. Oh, non è ancora capitato, tesoro, tutto qui. Purché non ti dia mai per vinta. Insomma, c'è probabilmente un ragazzo che in questo momento sta pensando la stessa cosa. Già, ora dobbiamo andare, ok? Grazie, ci vediamo. Ciao. Occhio lì! Occhio! Nero 72! Nero 72! Rosso 27! Forza! Vai! Sono lì! Bene così, ottimo lavoro! Non farlo passare! Dai! Ehi! Sei andato forte oggi? No, mi sento in forma! Già, troppo in forma. Inizio a preoccuparmi. Non è vero. Vuoi uno strappo? Forse sì. Laurel doveva passare a prendermi, ma... spero non le sia accaduto niente. A chi? Danny ha un nuovo assistente. Un altro? Sto pensando di chiederle di uscire. È una donna? Ti ho già detto di lasciar perdere. Sarebbe fuori luogo se ci uscissi tu, ma non vedo niente di male se lo faccio io. Laurel, dove sei? Sei qui? Io qui non ti ho vista. Che vuol dire che ti sei persa? Non c'è bisogno che aspettiate. No, non importa. Voglio vedere la nuova assistente. Non c'è niente da vedere, Darwin. È solo una ragazza. Mm-hmm. Oh, l'ho visto, grazie. Molte grazie. Mi dispiace. Dovrebbero dare una mappa di questo posto. Sì, è un'ottima idea. Hai una bella maglia. Dove ne trovo una per mia moglie? Oh, grazie, l'ho fatta io. A dopo, ragazzi, ora devo andare. Ciao. Ciao. In questo posto ci si può perdere. Dov'è la macchina? Eccola là. Quella rossa? Sì. Questa è la tua macchina? Lo so, è vecchia e un bel po' rumorosa, ma è pur sempre un classico e a me piace. Questa è del 64, 65? Del 65. Del 65? Ah, io ne avevo una al liceo, era stata la macchina di mio nonno. Ah, era una macchina magnifica. Funziona, davvero. Solo un momento. È insolito che una ragazza abbia una macchina così. E so anche guidarla bene come un ragazzo. Ehi, meno male che sei qui. Il coach vuole vederti un secondo. Ah. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Volevo dirti che il lavoro che hai fatto con quella maglia è fantastico. Sei molto creativa. Questo lo apprezzo davvero molto. Dico sul serio. Non sono tipo da dire cose che non penso. Buona a sapersi. Quindi dimmelo se mi vedi combinare qualche casino. Beh, credo che ci vedremo parecchio. Con Danny, intendo. Quindi cercherò di tenerti d'occhio. Grazie. Di niente. Non credevo che voi giocatori foste così simpatici. Beh, non siamo tutti cattivi ragazzi. Ehi, Lucas, non avevi da fare? No. Già, beh, io sì, quindi ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Casa nuova. Ritorniamo verso casa? No.
Portami al Bay Arena Boys Center. Ho del lavoro da fare con dei ragazzi. E poi ho appuntamento con Hunter, quindi... prenditi la serata libera. Ah, se viene da lei, perché non lascia che le sistemi un po' la casa? Perché? Cosa che non va? Ho una domestica. Intendevo solo che potrei renderla più romantica. E mascherare il fatto che ha una palestra in soggiorno. Magari qualche candela, dei fiori, musica soft. Niente Michael Bublé. D'accordo. Oh, e dovresti comprare una grossa confezione di cibo per Nut. Io prendo quella da 25 kg, ma non preoccuparti, te la caricano in macchina. Ma suppongo che dovrò portarlo io dentro casa. Beh, io non posso proprio nelle mie condizioni. Se tu fossi un uomo non sarebbe un problema. Non si preoccupi, sono più forte di quello che sembra. Allora in questo caso prendila da 35 kg. È più conveniente. Pensavo quando hai detto che saremmo andati in un club che intendessi... Ah! Che intendessi il boys club con dei ragazzini. Volevi venire a un mio incontro letterario? Sì, per adulti, non per bambini. Beh, forse non l'hai notato, ma è per loro che ho scritto il libro. Vattene! No, sta cercando di fare amicizia. Non potresti metterla fuori, magari? Sì, certo, sì. Coraggio, Nut, fuori? Andiamo? Coraggio! Avanti, dai! Hai preparato tutto questo per me. E ti sei anche ricordato che le rose gialle sono le mie preferite. Davvero? Sì, certo, sì. Grazie. Sai, stavo pensando che... visto che per il momento non puoi giocare, perché non vieni insieme a me a Roma? Dovrò posare per una settimana e poi la seguente potremo andare a Venezia. Venezia? Per quanto sia tentato dalla tua proposta, non posso. No, perché no? Beh, essere fuori per un infortunio non è come trovarsi in vacanza. A parte la riabilitazione, faccio parte della squadra e devo presentarmi tutti i giorni. Beh, è un vero peccato. In Italia ci saremmo divertiti. Nut, buona bella. Beh, faremo qualcosa di divertente quando tornerai qui. Guarda che ti prendo in parola. Nut, adesso basta. Mi dispiace, non so cosa le sia preso. Beh, forse è solo gelosa. Non so, non si è mai comportata in questo modo. Forse sono io, cioè a me piacciono i cani. La maggior parte delle volte. E cosa pensi dei loro proprietari? Beh, ce n'è uno che mi piace davvero tanto. Oh mio Dio, quel cane ci sta rovinando la serata. Beh, ecco, insomma, se provo a farla entrare, forse si calma. Lei forse, ma io no. Danny, è che non è la serata giusta. Domattina devo alzarmi presto, quindi adesso me ne vado. Senti, mi dispiace che si comporti così. Sì, anche a me. Non capisco cosa le sia preso stasera. Magari dovresti cercare di trovarle un buon analista per cani. Mm-hmm.
Forse ti serve davvero un analista. Ehi. Me ne stavo andando proprio quando voi siete rientrati e sarei sgattaiolata via quando voi foste andati di là, ma non ci siete andati, quindi... Insomma, eccomi. Dunque, tu hai sentito tutto? Era un po' ovattato, ma credo di essere io quella che vi ha rovinato la serata e non Nut. Ah, beh, almeno so che non è impazzita. Sono licenziata? Cosa? No. Siamo noi che siamo rientrati prima. Tu hai fatto un ottimo lavoro. Sistemando la casa e le rose sono state un bel tocco. Come sapevi che sono le sue preferite? Segreto professionale? Non dovresti stare seduto? Probabilmente. Posso portarti qualcosa, il chili di tua madre nel frigorifero? No, sto bene così. Oltre a portare il chili, tua madre ha lasciato anche una lista di invitati. Oh, sì, io credo che avrei dovuto dirti del party. Oh, non fa niente. Tua madre e Ava mi hanno informata. È una bella cosa da parte tua. Sì, 35 anni insieme sono un bel traguardo. E sono ancora pazzi l'uno dell'altra. Le storie d'amore così sono quelle che la gente sogna. Sì, credo di sì. Se esiste un modello di coppia, sono loro. Non c'è molta gente fortunata come lo sono loro. Invece i miei genitori sono il classico modello da non seguire. Ah, così cattivo? Diciamo che la maggior parte dei miei ricordi d'infanzia riguarda loro che litigano. Ah. Fortunatamente l'hanno capito piuttosto in fretta e hanno divorziato. Sono eccezionali. E io adoro stare insieme a loro, ma... mi è davvero mancata una famiglia mentre crescevo. Già, non riesco a immaginare che cosa voglia dire. Noi abbiamo una bella famiglia, ma... questo non ha aiutato me o Ava nelle questioni d'amore. Ho avuto dei rapporti deludenti e... poi, non so... non è bello vederli spiattellati nel cyberspazio, messi alla berlina in tutto il mondo. Ma non hai mai mollato? Beh, non prendo più le cose troppo sul serio. Ma come puoi innamorarti se non prendi le cose sul serio? Chi è che ha mai parlato d'amore? È meglio che rimetta a posto prima di andarmene. Si direbbe un vero idiota, starai molto meglio senza. Senti, ora devo andare, ma non buttarti giù, il mondo è pieno di bravi ragazzi. Ok? Ciao. Ti ho mai detto niente telefonate personali? Scusa, Ava ti manda i suoi saluti. Stavi parlando con mia sorella? Dice che ha provato a chiamarti, ma c'era la segreteria, voleva sapere come stai. Non capisco perché non mi segue su Twitter come tutti quanti. Lei è della tua famiglia, è preoccupata. Lo sono anch'io, e chiedermi in continuazione come sto non mi aiuta. Così come evitare le loro chiamate, allontanare gli altri non è un buon metodo. Senti, io non sto facendo questo, ok? Ho solo avuto da fare, più del solito, in effetti, con il libro, la fisioterapia e il resto. Non è soltanto una scusa? Io non ho mai dovuto ricorrere a scuse. Ecco il mio libro degli schemi che stavo cercando. Ma questo... questo non è il mio libro degli schemi. Oh no, scusa, è il mio blocco di appunti. Sono bozzetti su cui sto lavorando. Ma solo durante la pausa pranzo, davvero. Sono molto professionali. Un altro tuo talento nascosto? La giuria sta ancora valutando. Sono laureata in arte e design, ma non l'ho ancora esattamente trasformata in una professione. Ah, ma certo, la maglia che hai fatto. Adesso capisco il nesso. Il libro degli schemi è sul ripiano in cucina. Prima ho fatto lo stesso errore e l'ho preso per il mio. Oh. Ufficio di Danny Holland. Oh, ciao, Drew. Aspetta, chiedo. Ehi, Ned vuole sapere se puoi cenare la prossima settimana con un tizio di nome Marino. Dan Marino? L'unica sera che hai ancora libera è... martedì. Va benissimo. Dovrei conoscere anche lui, vero? Già.
Peccato che tu non abbia dei fratelli. Magari questo lavoro ti sarebbe stato più facile. Ehi, sembra che martedì sera possa andare bene. Forza, Miners! Quando si trasferirà, Patty? A mezza giornata libera nelle prossime 3 settimane, ma nel frattempo mi ha lasciato qualche scatolone. È a Roma con Hunter. A Roma? Mm-hmm. Peccato tu sia bloccata con un giocatore di football. Piano, non farti sentire da Sean. Oh, prima che mi dimentichi. Ron Lucas prima ha chiamato. Ron Lucas ha chiamato qui. Sean, non devi vedere l'abito, porta sfortuna. Scusa. Sai chi è Ron Lucas? Certo che lo so, devo saperlo se voglio sposare Sean. Credo che voglia chiedermi di uscire con lui. Ed è una bella cosa? Beh, in normali circostanze lo sarebbe, ma dato che il migliore amico del mio capo è imbarazzante. Questo lavoro ti sta cambiando. Tu non avresti mai neanche pensato di uscire con uno sportivo prima. Gli sportivi non sono tutti uguali. Inizio a pensare che ci sia anche un altro lato di Danny. Ah, davvero? Dico solo che la gente non è sempre come sembra. Mm-hmm. Laurel, la partita è quasi finita. Se vuoi che ti spieghi il football, vieni subito. Vai. Ok, dammi solo qualche minuto. Mm-hmm. Fai attenzione con gli spilli. Non mi muovo. Ok. Bene. Siediti. Sì. Cercavo di spiegarti il marcatore del primo down. Sì. La vedi? Quella linea gialla che corre lungo la... Ah, oh, quello è fallo! Ah, oh, quello è fallo! Allora, dicelo. Perché si sposta? Perché hanno guadagnato yard. E devi superare 10 yard per ogni down, giusto? Sì. Stai cominciando ad afferrare. Ehi, Laurel, mi serve aiuto, sono bloccata. Ok, aspetta. Non muoverti. Ok? Tu... Grazie. Che stai facendo? Sto cercando di prendere il telefono. Aspetta, ti aiuto. Caduto sotto al divano. Ecco. Suppongo che questo libro non sia tuo. Perché? Non credi che chi gioca a football ami leggere? Non sei l'unica che è andata al college. Deve essere finito qui sotto, tu lo vedi? Proprio qui. Grazie. Prego. Dunque, lei è stato votato l'atleta più sexy per 2 anni di seguito. Che cosa prova? È piacevole, ma non è di questo che tratta il mio libro. Lei frequenta Hunter St. James, significa che non è più su piazza? Io preferisco non parlare della mia vita privata. Quindi non lo smentisce? È che non voglio proprio parlare dell'argomento. Ok, va bene, ma i suoi fan vogliono saperlo. Vabbè... Diciamo solo che quello che deve interessare è quello che faccio in campo, non fuori dal campo. Certo. Ora che ne dice se torniamo a parlare del mio libro che, come lei sa, ho scritto per i ragazzi e i cui proventi saranno destinati ai giovani dei quartieri poveri? Ok. È lì, Jim? Sì. Lascia fare a me. Posso scendere dalla macchina da solo? Certo. Scusa. Problemi? No, va tutto bene. Adesso chiamo l'assistenza. Perché non mi fai dare un'occhiata? Non sei obbligato. Non te la rovino se è di questo che sei preoccupata.
Trafficavo sempre sulla mia. Va bene, se proprio insisti. Forse so qual è il problema. È fantastico. Ah, sei sporco di grasso. Su, aspetta. Oh, sì. L'ho tolto? No. Ora. Ancora? Ora è sul naso. Ehi! E l'ho anche letto. Cosa ne pensi? L'ho trovato molto sincero e stimolante. Mi piace specialmente quando parli dei ragazzi e delle loro paure. Questo perché le ho vissute. Molti ragazzi hanno avuto molto meno di me. Perciò ho scritto il libro. Beh, se con il football le cose non funzionassero, hai sempre un futuro come scrittore. Sul serio. Grazie. Ci vediamo dopo. Ok. Oh, e Danny vuole sapere se puoi invitare anche qualche compagno di squadra. Ma certo. Come sta, Danny? Sta andando bene. Più impegnato del solito, immagino. Allora sarai più impegnata anche tu. Quindi, perché non darti una mano? Chiamerò i giocatori per invitarli, visto che li conosco quasi tutti. Questa sarebbe una gran cosa, grazie. Eric Darwin, Isaiah Howard, Ron Lucas. Non vedo Ron da parecchio. Mi fa piacere che venga. E Danny porterà una ragazza? Immagino Hunter. Oh, sì, è la modella. Naturalmente. Non l'avete conosciuta? Oh, Danny non ci presenta a meno che non sia una cosa seria. Già, vuole dire che non ne abbiamo conosciute molte di ragazze di Danny. Oh, questo mi piace molto, non è carino? Ah, oh, sì. Davvero delizioso. Questo è molto carino. Vorrei che Danny trovasse una ragazza con cui fare sul serio. Nonostante le apparenze, non è il tipico giocatore di football. È che sembra uscire sempre con le ragazze sbagliate. Penso proprio che lo sappia. Ancora 10 secondi. No, la caviglia sta bene, continua. Dovresti seguire il programma, non fare come vuoi. Grazie per l'aiuto. Figurati. Ah. Peccato non ci sia Laurel. Vedrò di dirglielo. Ah. No, non lo farai. Ci vediamo. Ciao. Credo che sia troppo, oh, cioè... Che cos'è? Scusate, è il mio telefono, è il segnale di emergenza. Non è Danny, vero? No, no, è, riguarda il matrimonio della mia coinquilina. Oh. Danny. Arrivo subito. Scusate, mi dispiace, devo andare. Ok, ciao cara. Arrivederci. Quanto è grave? Beh, c'è una buona notizia. Non ho causato danni. Che sollievo! Voglio dire, devi essere molto sollevato. È anche più comodo. Il medico dice che non devo più indossare lo stivaletto, solo un tutore. Grandioso. Senti, puoi farmi un favore? Puoi non dire a nessuno che cosa ho fatto? Non preoccuparti. La discrezione è la regola numero 2 di un bravo assistente personale. E qual è la regola numero 1? Mai lasciarsi coinvolgere. I'm only human, I need a God to show me what we want when we fight.
Ehi, Nut! Ciao, piccola! Ci stavi aspettando? Sì! Ti prendo il pacco del ghiaccio. Puoi portarmelo in veranda? Voglio starmene seduto là fuori per un po'. Vuoi venire anche tu? Ti va? Usciamo! Andiamo! Ehi, vuoi del vino? Tieni! Grazie! Grazie per non avermi giudicato oggi. Perché avrei dovuto farlo? Beh, io con te l'ho fatto nelle ultime 4 settimane. E quale sarebbe il verdetto? Beh, il verdetto è che tu sei meglio di quanto sia mai stato Elliot. Immagino sia già qualcosa. Preferisci un voto in lettere? Solo se più di C. Stavo per dire B meno. Lo accetto. Ma io a scuola ho sempre preso A e ci arriverò, vedrai. Bene. C'è qualcos'altro che pensi io debba fare per oggi, oppure... No. Puoi anche andare via, se vuoi. Ci vediamo domani. Grazie per il vino. Grazie. Ok, signore, ora voglio fare un brindisi. Ci siamo? A Gina e Sean. Io perdo una coinquilina, ma guadagno cure dentistiche gratis. Salute. Salute. Vi voglio bene. Anche noi. Sì, ciao. Come va? Alla grande. Carino qui, eh? Ciao. Ehi, guarda. C'è Laurel. L'assistente di Danny? Già. Dove? Sembra una serata tra donne, non roviniamola. Oh no, è appena entrato il mio capo. Qual è? È quello molto carino con la giacca di pelle. Quello in foto sui cereali. Esatto. Ciao, Laurel. Che bella sorpresa. Ciao, Ron. Cosa ci fate qui, ragazzi? Allenamento serale, volevamo bere qualcosa. È venuto anche Danny. Bene. Già. Noi stiamo in pieno addio al nubilato, sì, in realtà. Ragazzi, lui è Ron Lucas. Ciao. 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 Perché non inviti i tuoi amici a unirsi a noi? Sì. Certo. Vado a chiamarli. È adorabile. Non vogliono venire qui, sono giocatori di football. Non useremo questo contro di loro. E se una di voi si azzarda a raccontarlo a Sean, le tolgo il saluto. Non se ne parla. Certo. No, infatti. Io proprio non capisco. È stato lui che si è fatto avanti. Già. Prima mi ha tampinata e poi niente. Pensi che dovrei chiamarlo? Sì, assolutamente. Hai ragione. Certo. Voglio dire, è passata più di una settimana. Tu come uomo cosa ne pensi? Senti, non chiamandolo, quell'idiota si chiederà cos'è accaduto. Ha conosciuto qualcun altro, forse non è interessato a me. Lui non riuscirà a capire, questo lo farà impazzire e tu sarai sempre al centro dei suoi pensieri. Wow! Questa è la mia opinione. Vado a vedere. Sì, certo. No, va bene, è vero. Danny, posso aiutarti in qualche modo? No, grazie. Lo sai che sei fuori servizio, no? Giusto. Quando è il matrimonio? È domenica, quindi non sarò disponibile, ma sarà l'unica sera in cui avrò Posso cavarmela. Bisogno... Alla sposa, auguri. È stato carino quello che le hai appena detto. Beh, io dico le cose che penso. Voleva sentirselo dire, specialmente da un uomo. Anche se io sono uno sportivo? Scusa se ti ho chiamato così. Che cos'hai contro gli sportivi? Non lo so, è che non mi piacciono. Il più delle volte. No, questo si dice dei cavoletti di Bruxelles o di una cura canalare. Deve esserci una ragione. Al liceo mi resero la vita impossibile.
Io ero la classica nerd. Sai, con l'apparecchio, gli occhiali. I giocatori di football se la prendevano con me. Vedi, lo facevano solo a causa della loro insicurezza. Alcuni però ne vengono fuori, sai. Davvero? Sì. Vuoi un passaggio a casa? No, sono con Lucas. Andiamo, Romeo. Buonanotte. È stato un piacere. Un vero piacere. Ciao, ci vediamo. Felicitazioni. Grazie. Ciao, Lucas. Allora, porti Hunter al party di mamma e papà? Sì, probabilmente. Ma non sono sicuro. Tu porti qualcuno? Può darsi. Di chi si tratta? È qualcuno che pensavo solo un amico, ma che potrebbe diventare qualcosa di più. Ma non voglio parlarne per scaramanzia. Sì, ti capisco. Però vorrei parlare di chi di noi farà il discorso. Mi piacerebbe essere io a farlo. Ma di solito faccio io i discorsi. È questo il punto. Se lo facessi io per cambiare. Sì, allora io cosa dovrei fare? Non lo so, magari puoi goderti la festa e divertirti. Sì, ma tutti quanti saranno lì ad aspettare il mio discorso. So che di solito sei al centro dell'attenzione, ma non puoi rinunciarci per una sola sera. Ok, senti, questo non è affatto giusto. Io non sono sempre al centro dell'attenzione. Posso disturbarla per un autografo? È tutto tuo. Ava. Ecco fatto. Grazie. Andremo a New York per la luna di miele. Non sto più nella pelle. Oh, ho sempre voluto andarci. Ora vado, dopo. Oh, certo. Ancora auguri. E quello cos'era? Danny sta usando il segnale di emergenza. Cosa devo fare? Guarda cosa vuole. Ma sono al vostro matrimonio. In realtà, tecnicamente siamo già sposati, quindi... Dai, controlla. Che cosa vuole? Non lo dice, scrive solo che ha bisogno di vedermi. Allora devi andare. Ma non posso scappare via al tuo matrimonio. Io sono la sposa e ti dico che puoi farlo. Ok, allora torno appena posso. D'accordo, perfetto. Ok. Vai. Che cosa è successo? Le ho dato la possibilità di avere quello che abbiamo noi. Che succede? Stai bene? Ho fatto prima che ho potuto. Sono il tipo che ha bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione? Cosa? Beh, mia sorella mi ha più o meno accusato di questo e poi dopo mi ha piantato in asso. È questa l'emergenza? Credevo avessi avuto un problema. Beh, dovevo dirlo a qualcuno e ho pensato a te. Nel mezzo del matrimonio della mia migliore amica? Oh, era stasera, vero? Stai benissimo. Ti avevo detto del matrimonio, ma è ovvio che non mi stavi ascoltando. No, me ne ero dimenticato. Non lo sai che i matrimoni sono sacri? Correre qui e sentirti frignare per quanto ti ha detto tua sorella non è quello che io chiamerei un'emergenza. Io non direi che frignavo. Sono a tua completa disposizione da 5 settimane. Il minimo che potresti fare è cavartela da solo per una cavolo di sera. È patetico. Sai a malapena come si registrano le tue stupide partite di football. Non sai cosa fare giorno per giorno se qualcuno non te lo dice. E scommetto che non sai neanche come è fatto un negozio di alimentari. Esiste qualcosa che sai fare da solo? Questo. Buongiorno. Buongiorno. Ti va un po'? Vuoi che faccia il caffè? Sì, caffè. Già. Scusa. Forse dovremmo parlare del bacio di ieri sera. Sì, hai ragione, dovremmo. Sì. Lo so che è stato poco professionale da parte mia. Ma... Oddio.
Ho infranto le regole del tuo manuale. Anche io ti ho baciato. Già. Voglio che tu sappia che... Io volevo dire... Vado ad aprire? Prendi Nut, apro io la porta. Resta! Buongiorno! Ti sono mancata dolcezza. Come va il ginocchio? Vuoi dire la caviglia? Lo sai cosa voglio dire. Tesoro, puoi mettere il cane nell'altra stanza? Danny e io abbiamo molto da recuperare. La porto fuori per un po'. Ti chiedo scusa per come mi sono comportata prima di partire. Spero che tu non sia arrabbiato con no, me. No, lo sai, non è stato niente di grave. Sono così contenta. Non scherziamo, non posso competere con lei. Ok, possiamo rimandare a dopo perché io... Sì, adesso devo allenarmi e ho una giornata piena, quindi possiamo, eh? Ho capito, bene, d'accordo. Certo. No, no, aspetta, ti aiuto. Grazie. Prego. Congratulazioni per la partita. Grazie. È stato emozionante vederti fare quell'ultimo passaggio. È bello che tu l'abbia guardata. Non l'avrei mai persa. Ragazzi, state bloccando il gioco, quindi se non vi dispiace... Avete bisogno di qualcos'altro prima che me ne vada? Sì, io vorrei un'altra birra. Non è la tua cameriera, hai le gambe. È vero, prenditela da solo. Ma che vi prende? Che c'è? Stiamo facendo una pausa? Bene, allora a me non resta che darvi la buonanotte. Ciao! Oh, a proposito, a mia moglie è piaciuta molto la maglia. Puoi farne una per mia figlia? Certamente. Perfetto, grazie. Ehi, mi chiedevo se potessi farne una anche per me. Non per me, per qualcun altro. Per un'amica. Ne sarei molto felice. Ottimo. Ci vediamo. Ciao. Posso parlarti? Sì, certo. Si tratta della ragazza che sto vedendo. Sono pazzo di lei. Sì, beh, preferisco evitare i dettagli, non mi serve saperli. Voglio essere sincero con te. Voi entrambi siete adulti e liberi di uscire con chiunque. Quindi lo sai già? Te l'ha detto lei? Non è lei che me l'ha detto. Sono io che l'ho capito. E la cosa ti sta bene? Beh, non avrei potuto oppormi in ogni caso. Ce l'hai tu la palla, tanto vale che corri. Bella metafora. Avanti, giochiamo a carte. Sì. Eccoci qui, principessa. Ora conosceremo papà. Papà? Oh. Vedi, questo è quello che io chiamo un cane. Non è un amore, l'ho comprata ieri. Ho pensato che sarebbe stata un'ottima compagna di giochi per Nut. Dici sul set. Ragazzi, togliamo il cane, per favore. Oh. Fate cara? Ti dispiace? Grazie. Ok, ci siamo. Ragazzi, siete pronti? Bene. Dunque... Avvicinati a lui. Pensavo di trasferirmi del tutto da te martedì adesso prossimo alle 4. Anterà una seduta di Botox, quindi dovrei avere un paio d'ore. A te andrebbe bene? Intorno e mi metto così. Sì, bravi. Vi amate? Fingete, fingete. Lore, il martedì prossimo ti va bene? Ecco, così? Scusa. Sì, mi va bene. Sì, così, perfetto. Esprimi te stesso, Danny, molto, molto bene. Cominciare ad allenarti, Danny. Ah, e vai! Grazie, di niente. Grazie, dottore. Grazie. Posso tornare a giocare? Io devo chiamare il coach. Ciao. Vuoi qualcuno per vincere la prossima partita? Sì, guarito al 100%. Sì, ci vediamo domani agli allenamenti.
una grande notizia, Danny. Già! Sì, la migliore. Ehi, Ned. Sì, indovina chi torna in campo. Sì! Che c'è? Danny è tornato! Voglio subito una conferenza stampa. Chiama il Chronicle, chiama i Network e tutti quelli della Nike! Sì! Nero 19! Nero 19! Set! Hot! Hot! Ci sono, ci sono! È così! Ok, sono a posto. Ancora congratulazioni, figliolo. Grazie, papà. Ma ricorda, stiamo festeggiando la mia guarigione. Non ho mica vinto il campionato. Oh, diciamo che festeggiamo la partita che vincerai domenica. Dove vorresti andare? No, voi dove vorreste andare? Offro io. Vi devo le mie scuse. Per cosa? Sono stato un cretino nelle ultime settimane. So di non essere stato molto partecipe. Sai che c'è? Non devi scusarti. Dov'è Ava? Lei non viene? Oh, no, ha un appuntamento stasera. Laurel, tu vieni con noi, vero? Grazie, ma preferirei di no. Di certo, Danny ti lascerebbe la serata libera. Beh, va bene per me. Ho molto lavoro da sbrigare. Ma passate una bella serata. Ok, grazie. Ciao tesoro. Ciao. Arrivederci. Pronto? Ciao, Ned. Senti, voglio che mi trovi un nuovo assistente e stavolta fai in modo che sia un uomo. Cosa? Scusa, non capisco. Che è successo allora? Pensavo ti piacesse. Infatti mi piace. Voglio dire, mi piace molto sotto il profilo professionale. Ma sarei più a mio agio avendo intorno un uomo. Ok, come vuoi. Chiamerò l'agenzia di nuovo. Grazie. Sì, scusa, piccola. Lo so che ti mancherà, ma è troppo dura vederla tutti i giorni sapendo che sta col mio migliore amico. Buongiorno. Quello è per te, sul tavolo. Che cos'è? Diciamo che è una liquidazione. Spero che basti. Io non capisco, sono licenziata? Non licenziata, ma devo lasciarti libera di andare. Ho fatto qualcosa di sbagliato? No. Ma ricordi il nostro accordo, vero? Saresti restata finché non avrei ripreso a giocare. Certo, e io l'ho accettato, giusto? E adesso che gioco preferisco un uomo con me nello spogliatoio e per tutto il resto. Certo, capisco. Mi dispiace. Non fa niente. Tu mi hai dato una possibilità quando mi serviva. Mi fa piacere che tu capisca. Se ti serve qualcuno che pensi a Nut, fammelo sapere. Bene. Oh, che cosa ci fai in casa in pieno giorno? Mi ha licenziata. Insomma, lasciata libera. Cosa? È stata una sorpresa anche per me. Ok. Che cosa è successo? Niente, è solo che, guarda caso, sono una donna. Credevo che questo gli piacesse di te. Di cosa stai parlando? Evidentemente mi sbagliavo, ma io pensavo che tu e Danny aveste infranto la regola numero uno. Stavamo per farlo, ma poi niente. Allora perché ha rotto con Hunter? Davvero? Quando? Qualche giorno fa lei è già passata a un giocatore di calcio. Allora questo dimostra che non era interessato a me. Ora che è libero potremmo uscire, invece... Temo che in qualche modo sia colpa mia. No, la colpa è solo mia.
Sono stata così sciocca da credere che potesse esserci qualcosa tra me e Danny. Ehi, Nenzo! Ricezione perfetta! Sicura che non ti pesi stare qui? Sto bene. Avevo bisogno di uscire. Però, credimi, non sono per niente interessata alla partita. E alle Buffalo Wings? Grazie, ma non ho molto appetito. Dimmi altro della luna di miele. Beh, siamo andati a una partita di football e ne abbiamo guardate un paio in TV. Avete fatto un giro del parco in carrozza come hai sempre desiderato? La seconda sera. Deve essere stato molto romantico. Infatti. Ma dimmi di te, almeno hai avuto quell'assegno per tirare un po' avanti? L'ho restituito. Perché? Non me la sentivo di tenerlo. Ho deciso di concentrarmi su una cosa della quale sono davvero molto appassionata. E non mi accontenterò più di stare in panchina. Che cosa significa? Niente. Sì! Vado a prendermi un altro drink. Ne vuoi uno? No, io sto bene così, grazie. Sì! Ehi, Lore, l'hai visto? Danny ha passato il touchdown vincente. Sean. Oh, mi dispiace, io non volevo mettere sale sulla ferita. Non fa niente. Ascolta, per quanto io adori Danny Holland, sarò sempre dalla tua parte. Grazie. Potresti dire a Gina che la chiamo domani? Certamente. Ciao. Poi Danny! Grazie per essere venuta. Io volevo darle la lista definitiva prima del party. Oh, grazie. Ancora non riesco a capire perché non lavori più per Danny. Io preferisco non parlarne. Ok. Non voglio immischiarmi. Ammiro la tua professionalità. E di certo mi mancherai. E a me mancherete voi. Oh. Hai già in mente quello che farai adesso? Beh, avrei quest'idea un po' pazza e probabilmente è troppo ambiziosa, ma... Come lo sai se non ci provi? Sa, le maglie che ho fatto per le mogli di alcuni giocatori, tutti dicono che dovrei provare a farle come lavoro. Ma dovrei ottenere i diritti per venderle, non credo che potrò permettermelo. Io non penso che sia un'idea pazza. Credo che dovresti seguire la tua passione. Danny l'ha fatto e non ha mai e poi mai mollato, credimi. C'è quella salsa al guacamole? È squisita. È Laurel che l'aveva preparata, quindi no, non ne abbiamo stasera. E per caso ha lasciato quei suoi biscotti? No. Era carino avere Laurel lì intorno. Sì, ma ora non è qui e non ritornerà, quindi possiamo concentrarci sul gioco adesso? Allora, Lucas, dicono che tu abbia una ragazza. Ah, sì? E chi è? Ragazzi, siete diventati dei pettegoli? Siamo curiosi, tutto qui. Se lui non ne vuole parlare, sono affari suoi. Deve essere parecchio speciale. Sì, è fantastica. Su, ragazzi, vogliamo parlare di ragazze o giochiamo a carte? Giochiamo a carte. Grazie per essere venuti. Sì, grazie. Va bene. Salve, ragazzi. Grazie per essere venuti. Come va? Sei davvero in grande spolvero, Danny. Molto elegante. Anche tu. Sul serio? L'hai scelto tu questo? Bello. Oh, grazie. No, è che... Ciao, potete scusarci. Non ho ancora ballato con mio fratello stasera. Wow, questo sì che è un abito. Io ti devo delle scuse. Mi dispiace per quello che ho detto a cena. Ho esagerato. No, invece. Lo so che a volte posso essere piuttosto preso da me stesso. E so che non è facile essere mia sorella. Non vorrei esserlo di nessun altro. Quando vedo mamma e papà così, credo che l'amore debba essere questo. Non tutti sono così fortunati. Ci ho riflettuto e... voglio che lo faccia tu il discorso. Nonostante io ti abbia accusato di rubare sempre la scena, la verità è che sei più bravo a fare discorsi. Senti, io... non ho scritto niente, non so che cosa dire. Solo... quello che senti.
Ciao, scusate il ritardo, ma posso avere il piacere? Sì, certo. Wow! Ciao. Sono un uomo fortunato. Stai benissimo. Mi sento James Bond. Aspetta, che stai facendo? Che mi dici di Laurel? Di cosa stai parlando? Sì, Danny, ti comporti in modo strano ultimamente. Non ti vedi con Laurel. Cosa? No, cosa? No, io frequento Ava. Ho provato a dirtelo per qualche settimana, ma tu hai detto che lo avevi già capito. È il segnale del discorso. Già. In bocca al lupo. Grazie per aver condiviso questa magnifica serata con noi. Mio fratello Danny vorrebbe dire due parole. Molti credono che io sia un tipo che pensa solo al football. Ed è anche piuttosto vero. Perché stasera penso soltanto a quanto io sia fortunato ad avere due così magnifici genitori. Loro due hanno dato a me e ad Ava tutto l'amore e il sostegno che due ragazzi possano volere. E ne è rimasto abbastanza anche per loro. Vedete, loro ci hanno spinti a volere lo stesso tipo di rapporto che condividono da ben 35 anni. Fondato sul rispetto, sulla comprensione e sulla passione. Ma a quanto pare non è sempre stato così. Io non so quanti di voi sanno che quando si conobbero non potevano sopportarsi. È vero. Ma papà mi ha detto che si trattava solo di una difesa da parte sua, perché pensava che lei fosse la ragazza più bella che avesse mai visto. E ancora lo penso. Suppongo che questo possa dimostrare come ci sbagliamo sugli altri la prima volta che li conosciamo. E per fortuna papà non è stato così sciocco da farsela scappare. A mamma e papà. Aspetta, Giulia. Sì, vediamo. Vi voglio bene. Salute. Salute. Oh, vieni qui, tesoro, ti voglio bene. Te ne voglio anch'io. Ah, è stato bellissimo, Danny. Sì, ed era molto sentito. Sai, a volte capita che la persona giusta è sotto i nostri occhi e noi non ce ne accorgiamo. È un modo sottile per cercare di dirmi qualcosa? Beh, è vero che tuo padre e io non ci piacevamo per niente all'inizio. Ma io non avevo lo svantaggio di dover lavorare per lui. Sì, mamma, non credo conti qualcosa. Lei probabilmente mi odia. Oh, io sono pronta a scommettere il contrario. Non vorrei mica restare seduto in panchina. Grazie. Vi dispiace se scappo? No. Che cosa vuoi fare? Rimediare a un fumble e andare in touchdown. Questo è il mio Danny. Questo lo offro io. Ah, sono così felice per te. Grazie. Perché non sei più entusiasta? Lo sono. Forse non ho ancora realizzato bene. Oh, sì, ok. Ma che c'è che non va? Hai ottenuto l'esclusiva per il merchandising di una squadra di football della Major League. Io ballerei sopra i tavoli. Un altro paio di bicchieri di vino e lo farò. D'accordo. Oh. Questa non è la... Ci siamo liberate entrambe di Hunter. Io ho capito che in fondo quel lavoro non mi piaceva. In più, lei non era certo una padrona affidabile per un cane. Spero non ti dispiaccia avere un'altra coinquilina. No,
Mi mancava avere un cane intorno. Pronto? Gina, sono Danny Holland. Ok, io sono un po' sorpresa. Cosa posso fare per te? Devo trovare Laurel. Io devo dirle una cosa di persona, non per telefono. Tu sai dov'è? Lo so, ma perché dovrei dirtelo? Perché devo dirle che sono innamorato di lei. Ok. Beh, facciamo un patto. Voglio l'abbonamento stagionale. Guarderai Sports Center con mio marito una volta al mese, sarai il suo primo paziente quando aprirà lo studio dentistico e soprattutto non gli dirai mai di questa conversazione. Ci sto. Sì, sto bene. Sarebbe ora. Ottimo, ti comporti grazie. In modo strano da quando sono tornata in questo bar. Mm-hmm. Dai, vieni. No, andiamo. Vieni qui. È Danny Holland. Ho lasciato il party dei miei genitori per te. Una bellissima festa, a proposito. Però tu non c'eri. Lo so che le cose si sono un po' complicate e che ti ho allontanata. Ma la verità è che io sono follemente innamorato di te. Questo è il tuo passaggio dell'Ave Maria? Ehi, conosci qualcosa del football? Non proprio. Soltanto un giocatore. E sono follemente innamorata di lui. Thank you.